Per il quinto anno Sisal affianca Telethon per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Nel 2009 Sisal ha attivato la propria rete per sostenere 3 progetti di ricerca del Dulbecco Telethon Institute. La sindrome di Williams è uno dei 3 progetti scelti da Sisal. Dottor Corona, ci può raccontare in parole semplici quali sono gli obiettivi del suo progetto e nello specifico il suo contributo? Allora, l'obiettivo del mio progetto di ricerca è di comprendere i meccanismi che portano alla lettura del DNA delle nostre cellule. Tali meccanismi, infatti, se sono difettosi, portano all'insorgenza di svariate malattie genetiche umane, compresa la sindrome di Williams. Si parla tanto dei problemi della ricerca scientifica in Italia. Cosa significa per un ricercatore portare avanti degli studi nella propria città, Palermo in questo caso, grazie a Telethon e alle 33.000 ricevitorie di Sisal presenti sul territorio? In Italia il vero problema della ricerca non è legato alla fuga dei cervelli, ma purtroppo all'assenza di quelle condizioni che permettono il loro rientro. E grazie al sostegno di Telethon e Sisal si creano invece queste condizioni per fare ricerca di qualità anche nel nostro paese. All'ascolto ci sono ricevitori e clienti Sisal. Chi meglio di lei può chiedere loro un contributo per la ricerca e per il suo progetto? Allora, vorrei dire ai ricevitori e ai giocatori che anche noi abbiamo fatto una scommessa, ovvero quella di sconfiggere questa malattia. Solo che in questo caso non abbiamo bisogno soltanto di fortuna. Con il contributo di tutti possiamo vincerla insieme. Un piccolo gesto, anche una piccola donazione affiancata alle vostre giocate, può migliorare davvero la vita di tante persone. E allora, fino al 30 gennaio, contribuite anche voi a vincere questa scommessa.